Fabio Giano, attaccante del Porto Torres, oggi in gol per una vittoria importante per voi. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, siamo molto contenti, siamo riusciti a fare gol per tre volte, abbiamo vinto, siamo molto contenti. Ecco. Una gara sbloccata nei primi minuti, tu protagonista di una bella fuga sulla sinistra, cross deviato e poi Gadao l'ha messa dentro. Sì, sono contento, abbiamo fatto una buona azione, una buona ripartenza. Sì, siamo riusciti a fare gol con Alessandro. Mentre nel secondo tempo, in 5 minuti, avete fatto il vantaggio e poi chiuso la gara con la tua bella azione. Sì, stavamo un po' soffrendo, abbiamo preso delle ripartenze un po' ingenue, la verità. Poi ci siamo ripresi e abbiamo chiuso la partita. Questa è la sesta partita utile che fate, 14 punti. Il periodo negativo ormai è alle spalle per voi. Sì, sì, abbiamo superato questo periodo un po' negativo, diciamo, però adesso puntiamo ai play-off più forti di prima. Ecco, le play-off ci siete dentro perché avete agganciato lo Zagarolo e siete in vantaggio negli scontri diretti. Sì, sì, siamo molto contenti per questo e continueremo a fare bene. Oggi lo Zagarolo ha perso con l'Arzachena, quindi vi ha fatto un grosso favore l'Arzachena, però domenica... Domenica è un bello scontro, ecco. Sì. Questo è il quarto derby, andando bene gli scontri con le SAR, diciamo. Quindi. Sì, diciamo che ci sta andando molto bene, giocheremo sempre contro tutti, ci metteremo di impegno sempre e comunque contro tutti, anche se sono sarde è un derby soprattutto, ci impegneremo come al solito sempre. Parlando della tua prova, a sinistra sei andato benissimo, a destra poi hai fatto il gol, quindi dove ti mette il mister tu giochi? Sì, diciamo che mi impegno sempre dove mi mette il mister, io mi impegno, gioco sempre al massimo. Un'annata comunque buona nonostante sei stato fuori per infortunio. Sì, ho avuto un problema alla caviglia che mi ha tenuto fuori quasi 3 mesi con un lungo sacrificio e una riabilitazione grazie al nostro fisioterapista Alberto Mura. Sono riuscito a recuperare il più velocemente possibile quanto è possibile, giustamente, e niente. E comunque il feeling sotto porta non manca, no? Sì, io sono andato... Quanti ne hai fatto quest'anno già? Questo è il quinto. È il quinto. Oggi il vostro cannoniere Falchi era in panchina, però fa davanti come prima punta e ha giocato benissimo. Sì, ma Mario è un grande giocatore, riesce ad adattarsi sempre in molti ruoli. È un grande giocatore, lo sappiamo tutti. Con il finale esce Fadda e la fascia di capitano passa a Giano. Sì, sono molto contento per questo, la prima volta che mi capita, è molto molto felice. Ecco, stranamente abbiamo visto invece un mister allontanato dalla panchina. Il mister, molte volte gli succede, però gli si può prendere molto dalla gara, però vuol dire che ci tiene tanto e siamo contenti. Però in panchina è rimasto Asara, che l'anno scorso vostro compagno nella cavalcata per la Serie D, e quindi eravate comunque in buone mani. Sì, sì, sempre comunque, Marco è lo stesso, era un grande giocatore, si è ritirato dall'anno scorso e rimane anche un secondo grande mister. Va bene, ringraziamo Giano, tanti auguri per questo fine di campionato e complimenti per il gol. Grazie.